Pescara Fermana, sabato prossimo alle 20.45, gara assolutamente da non steccare, sarà anche l'ultimo impegno del 2023. In panchina torna Zeman dopo il grande spavento di 10 giorni fa. Il boemo dovrà rinunciare a Salvatore Aloi, che accusa un'elongazione del muscolo interno del quadricipite della coscia destra. Niente di grave, ma l'ex avellino non verrà rischiato. Stessa cosa dicasi per Accornero, sospetto stiramento del collaterale del ginocchio. A centrocampo, indisponibile Franchini, nel ruolo di mezzala destra giocherà uno tra De Marco e Tuniov. A sinistra, confermatissimo D'Agasso, il biancazzurro più bravo nella trasferta di Ancona. In cabina di regia, squizzato, che al Del Conero ha offerto una prestazione senza dubbio convincente, di certo la migliore dal suo avvento a Pescara. In attacco il tridente Merola, Cuppone, Cangiano. Dietro i maggiori dubbi scalpitano Pierno e Di Pasquale. Fermana Cenerentola del girone B con 12 punti, ma in serie utile da 3 giornate. 2 pareggi e un successo, 2-1 in casa con la Juve Under 23, vittoria conseguita dopo oltre 3 mesi di digiuno. In trasferta, appena 3 gol realizzati, la Fermana non segna dal 25 ottobre, 2-1 sul campo dell'Olbia.